Il 34,7% della bolletta per l'energia consumata, il 20,4% per il trasporto e gestione di contatore, il 21,8% per gli oneri di sistema, il 13,3% per le imposte. Allora, dottor Vignola, com'è possibile che le spese aggiuntive superino la spesa del consumo? Non si era detto che si dovevano ridurre quantomeno gli oneri di sistema? Esatto, se ne era parlato. Questo lo diciamo da anni, purtroppo lo denunciamo da anni, questo è un vero scandalo che i consumatori sono costretti, diciamo, a subire. E lo subiscono perché? Perché durante gli anni i governi hanno messo nelle bollette tanti costi per finanziare delle politiche industriali che dal nostro punto di vista non dovrebbero pesare sui consumatori ma sulla fiscalità generale, quindi per far pagare di più a chi guadagna di più, come funziona appunto la fiscalità generale. Oggi, come vediamo, gli oneri di sistema pesano sulle bollette elettriche quasi il 22%, ma sono arrivati a pesare un quarto, il 25%, mentre per quanto riguarda il gas la situazione è un po' diversa, perché quello che pesa sono le tasse e le accise che sono arrivate a pesare il 40% della bolletta. Quindi di fatto i consumatori pagano luce e gas, ma di quello che pagano soltanto una parte minima, 35-40%, è il vero bene, cioè l'elettricità o il gas. Tutto il resto sono oneri accessori, alcuni giustificati, altri assolutamente no. E oltretutto i rincari sono previsti. Ci conferma, i rincari dovremmo averli con l'aiuto della grafica che abbiamo annunciato? 15,6% elettricità, 11,4% per il gas. Spieghiamo bene a cosa fanno riferimento questi rincari. Questi sono gli aggiornamenti trimestrali dell'Autorità per l'Energia, che ogni 3 mesi appunto ci dice se il costo dell'elettricità e del gas aumenta o diminuisce. Fanno riferimento appunto ai clienti del servizio di maggior tutela elettrico o di tutela gas che hanno delle condizioni particolari, cioè consumano 2700 kWh all'anno di energia elettrica o 1400 standard metri cubi di gas. Quelli sono gli aumenti della componente energia di fatto, quindi quest'anno purtroppo, in questo trimestre purtroppo ci sono stati questi aumenti storici, sono un vero e proprio record da quando c'è l'aggiornamento trimestrale, mai abbiamo avuto rincari di questo tipo, e che andranno a pesare per il prossimo trimestre nei mercati di tutela. Ecco, allora facciamo però un conto pratico nelle tasche delle nostre famiglie, perché poi è quello che interessa, più o meno questi rincari in percentuale quanto peseranno sulle famiglie? Allora, questo dipende ovviamente facciamo una stima. Da quanto si consuma, ovviamente una stima, noi abbiamo fatto una stima che è su una base, diciamo, annuale, che prevede dei prezzi costanti, sulla base, diciamo, del consumatore domestico tipo, cioè quello che prevede l'autorità, e stiamo parlando di 70 euro per l'elettricità e 96 euro per il gas, ripeto, con quei consumi è su un'ipotesi di prezzi costanti per un anno. Ecco, queste cifre riguardano quelli che sono nel mercato tutelato, per quanto riguarda il mercato libero invece? Per quanto riguarda il mercato libero, chi ha sottoscritto prima di questi aumenti un contratto a dei prezzi più vantaggiosi, questi aumenti non li vedrà, perché questo trimestre gli aumenti hanno interessato fondamentalmente la quota energia. Ovviamente i nuovi contratti nel mercato libero, che ora si stanno adeguando già ai prezzi di mercato, terranno conto ovviamente anche di questi aumenti. Quindi state molto attenti a sottoscrivere nuovi contratti oggi. Ma ecco. Non ti fatti...